presso il parco del fiume Testina insieme a Gerardo Scotti e la sua mascotte che lo segue, vedete la sua ombra, e stiamo facendo insomma una passeggiata per questo sentiero molto bello che è stato curato, insomma pulito da Gerardo e tutti i volontari che si occupano della riqualificazione di questo importante sito rinato, e che dà la possibilità a tanti cittadini, ma soprattutto bambini, di venire qui e godere di questa tranquillità della natura, insomma di tante cose belle che ci offre il fiume Testina. Gerardo, non ti molla questa piccola paperella? No, non è come se fosse un cagnolino. Gerardo, questa è un'altra parte del fiume Testina, stiamo attraversando un sentiero nuovo, che è bello, tutto... Sì, stiamo attraversando un sentiero rinnovato, perché il sentiero c'è sempre stato, però negli anni era stato avvolto dai rovi, dall'inguria, e quindi era impraticabile. Adesso sono un paio di anni che stiamo cercando di mettere a posto, l'abbiamo fatto sistemare un pochino, quindi potranno venire pure persone con disabilità a fare un giro qua giù, a godere di un patrimonio che è di tutti quanti. Qua ci troviamo in una nicchia ecologica molto importante del Testene. Guardate che meraviglia, guardate che bello, veramente fare una passeggiata al Testene rigenera la mente ma anche il corpo, perché poi si cammina, insomma si respira il profumo dell'erba, delle piante, insomma, con queste paperelle che fanno da cornice. C'è anche un'altra panchina che Gerardo insieme ai suoi collaboratori volontari hanno posizionato sempre per dare la possibilità ai visitatori di godere di questo bel luogo. E quindi quanto lungo è questo percorso, Gerardo? Allora, il primo tratto del percorso è 1000 metri, però in estate faremo un bonde per passare in sicurezza sotto il ponte, questo qua via Salvo d'Acquisto. Già adesso si può passare, però non è un passaggio molto sicuro perché si rischia di scivolare, quindi in estate cercheremo di fare un ponte in legno che poi toglieremo in inverno, che porta all'altra parte, quindi arriverà fino a via Fiamme Gialle. Questo sentiero è molto bello perché ci troviamo in un'area naturalistica dove ci sono 50 specie di uccelli, ci sono più di 200 piante, tra cui 70 commestibili, piante medicinali, piante duttili, ci sono le londre, ci sono le nostre paperelle, si incontrano le natrici, si incontrano i buffi, qua si incontrano animali veramente spettacolari, basta sedersi un attimino e aspettare. Questa è la zona dove nidificano le gallinelle di fiume. Non è difficile mettersi qua e trovarsi davanti a delle scene di natura veramente incredibili. Gerardo, domenica di Pasqua, la Santa Pasqua, insomma, allora, si avvicina, e qui si terrà un bellissimo evento che si intitola Paperopoli in Art, prima edizione, anche se lo scorso anno, insomma, c'è stato, non è stato formalizzato, ma quest'anno, insomma, è stato chiesto al comune proprio il patrocinio, e quindi si terrà questa bella iniziativa. Tutti i bambini dovranno realizzare un disegno, ecco, invitiamoli questi bambini Vogliamo a venire. Sensibilizzare i bambini e darci una loro visione personale del fiume attraverso un disegnino. Regaleremo a tutti quanti i bambini che ci vengono a trovare, anche se non è un disegnino, cercheremo di regalare un uovo di Pasqua, come abbiamo fatto l'anno scorso come buon auspicio. L'evento lo facciamo perché abbiamo inserito nel fiume le nuove paperelle, quindi lo facciamo per far conoscere gli animaletti e i bambini, e per cercare di creare un imprinting importante con la natura in questi bambini, perché loro sono veramente la speranza del futuro, della sostenibilità del pianeta e di tante altre cose. Quindi noi siamo qua, cerchiamo sempre di metterci il meglio che possiamo, poi qualche volta sbagliamo pure perché non siamo perfetti, e accettiamo consigli dalle persone quando vengono qua, accettiamo proposte di iniziative, aspettiamo che adesso già stiamo lavorando per portare qualche altra associazione qua giù, quindi aspettiamo, noi vogliamo che le altre associazioni entrino nel progetto Genesi,
e ci aiutano a monitorare gli animali, ci aiutano a monitorare la fauna, ci aiutano a sostenere questo ambiente e a portare avanti delle iniziative sempre belle.